Nel frattempo i tedeschi decisero di sfruttare per l'ultima volta la scenografia preparata per l'ispezione. Erano convinti che se aveva funzionato per ingannare la Croce Rossa, avrebbe potuto ingannare il mondo intero. Dopo 2 anni dal primo tentativo, venne riesumata una vecchia idea. Un documentario che mostrasse a tutti il magnanimo regalo di Hitler agli ebrei. Quando i nazisti decidono di fare un documentario su Terezin, pur utilizzando le stesse tecniche utilizzate nei documentari precedenti, qui l'obiettivo è diverso. Ovvero, nei filmati di propaganda precedenti, il compito era quello di dimostrare l'inferiorità ebraica e quindi far vedere gli ebrei inferiori addirittura da un punto di vista fisico, ma anche nell'atteggiamento, ma anche in quello che fanno rispetto agli altri. Qui, verso la fine della guerra, proprio nel mezzo dello sterminio, del grande sterminio, i nazisti devono dimostrare un'altra cosa. Devono convincere l'opinione pubblica mondiale, non solo tedesca, che gli ebrei non solo non vengono uccisi, non sono stati uccisi e non saranno uccisi, ma stanno meglio del resto della popolazione che è sotto bombardamenti e sotto guerra. Una organizzazione tremenda. Come si, quando si fa un gran film con 20.000 comparse. Ma chi poteva dirigere un film di tali proporzioni in modo convincente? I nazisti convocarono quello che ritenevano essere il miglior candidato. Ancora una volta era un ebreo, da poco arrivato a Terezin. Il suo nome era Kurt Gerron, attore e regista famoso che qualche anno prima recitò nel ruolo del prestigiatore a fianco di Marlene Dietrich nell'Angelo Azzurro. Kurt Gerron accettò di girare il film. Probabilmente pensava che facendo il film avrebbe potuto salvarsi. Begeistert mitgehenden Zuschauern ein hartes Spiel geliefert. La vera propaganda non è la propaganda completamente falsa, ma la propaganda che si rifà a degli elementi che siano veri. Perché la vera propaganda è lo scambiare una parte per il tutto. Sì, è vero, c'erano dei fantastici musicisti, ma un'orchestra vera e propria fu organizzata solamente il giorno delle riprese. Durante il film, i nazisti chiesero a Gerron di riprendere espressamente primi piani delle persone più famose e facilmente riconoscibili all'estero. A Terezin erano infatti radunati accademici, scienziati, intellettuali e artisti di livello internazionale. Tutti dovevano sembrare felici di contribuire al bene comune nei nuovi insediamenti. Hanno anche costruito proprio un edificio dove si mangiava, con delle tavole e con i piatti, e soprattutto c'erano anche coltelli, che era una cosa proprio proibitissimo di avere un coltello. E lì hanno scelto anche le persone che dovevano mangiare, hanno mangiato bene. E io ero tra di loro. Uno di loro che ha mangiato bene quel giorno, che era proprio patate
e carne e salsa e contorni, e questo solo giorno. Certo, girava voce che forse potevi essere impiccato o fucilato, ma ucciso col gas. Non sapevamo neanche cosa significasse e così andammo ad Auschwitz. Terminate le riprese, il regalo di Hitler agli ebrei non aveva più alcuna ragione di esistere. In poche settimane vennero organizzati i trasporti per Auschwitz. Theresien fu quasi interamente svuotata. Il regista Kurt Gerron salì su uno dei primi trasporti. Avrebbe dovuto immaginare che sarebbe andata così. Dopo la fine delle riprese, lo fecero salire sul primo treno per Auschwitz e lì fu ucciso. Cosa pensava che gli dicessero? Grazie per il film, signor Gerron? Perché i nazisti sapevano bene che noi eravamo destinati alla morte. Noi non lo sapevamo, loro sì. E così pensarono, lasciamoli divertire, lasciamoli ridere, lasciamoli ballare. Tanto quel sorriso verrà presto cancellato dai loro volti. Per sempre. Vivevamo ignari di quello che ci stava accadendo e questa fu forse la nostra fortuna, perché se solo avessimo saputo qual era il destino che ci aspettava, non avremmo potuto resistere. Ballavamo sotto alla forca.